Io mi chiamo Placidio Consiglio, nato il 18 maggio 1955 a Mirabella e Glano, provincia di Avellino. Molto bene, prego. Buongiorno Consiglio, intanto se vuol riferire alla Corte, lei mi sente o parlo più forte? C'ho l'udito che non va bene. No? Allora, le voglio riferire alla Corte, lei che lavoro ha svolto e dove? Allora, io ho lavorato nella mia vita al commissariato Flaminio dal 1992 al 1994, 95 esatto. Dopodiché per in precedenza ero stato all'Interforze, alla scuola superiore Interforze di alta formazione al coordinamento delle forze di polizia. E successivamente poi ho prestato servizio a Napoli e sono stato anche segretario nazionale di un sindacato della Polizia di Stato, il COESP. Bene, ecco, è stato detto in servizio presso il commissariato Flaminio, se vuole riferire se il commissariato Flaminio aveva competenza territoriale su via Gradoli. Aveva competenza specifica nel territorio del Flaminio, in particolar modo anche nello specifico su via Gradoli in particolar modo. Ecco, ascolti, lei ha avuto modo di svolgere un'indagine relativamente agli appartamenti di via Gradoli 96? Sì, allora io ebbi modo di, durante una serie di accertamenti, di verifiche, constatammo insieme agli altri collaboratori che in via Gradoli, e soprattutto nei sotterranei, c'era una serie di appartamenti irregolari dove vivevano moltissimi stranieri in condizioni fatiscenti. Sicuramente erano stati costruiti, ricavati nei garage, altri appartamenti piccolissimi e all'interno ci vivevano queste povere persone in condizioni veramente disumane. Questo in che anno? Eh? In che anno lo accertaste? Una cosa del genere. Nel 1994. Cosa? Allora io nel fare un sopralluogo e nell'accertamento notammo che c'erano parecchie persone irregolari, ma non riuscivamo a capire effettivamente di chi fossero questi appartamenti e come avessero ricavato naturalmente questi loculi in sostanza nei garage dove vivevano queste persone in modo proprio indecoroso, non le nascondo, c'è un odore nell'entrare, vivevano in condizione proprio spaventosa. Si fermi un attimo, giusto, da lei che grado aveva in polizia così? Io ero un ispettore. Ispettore, ecco. Se prima di andare avanti vuole riferire, se le ricorda, quali appartamenti, a quali numeri civici di via Gradoli effettuaste le perquisizioni? Allora, noi io inviai una informativa al magistrato e chiesi naturalmente di poter effettuare una perquisizione per reperire il materiale per capire di chi fosse quell'appartamento. Aveva indovinato e individuato l'immobiliare Gradoli, il matrimonio che gestiva la maggior parte naturalmente di questi appartamenti, e quindi chiedemmo naturalmente al magistrato l'autorizzazione, ce la concesse e nel mese di agosto, se non ricordo male, effettuammo una perquisizione. Si ricorda i numeri civici che perquisiste? Sì, 75, 96, questi numeri che io mi ricordo, ma soprattutto eri sotterraneo, che a me era una cosa spaventosa. Mi interessava, benissimo. Prego, proseguo pure nel racconto. Effettuammo questa perquisizione presso lo studio dell'immobiliare Gradoli, c'era l'amministratore Catraccia, e nell'occasione sequestrammo una serie di contratti di affitto, altra documentazione che era finalizzata naturalmente all'acquisizione, all'individuazione se quei contratti fossero regolari, registrati, se fosse stata fatta la comunicazione naturalmente all'autorità di PS di chi ci abitasse e se nel riscontro che avevamo effettuato, se le persone che stavano all'interno erano in possesso di un titolo a poterci stare. Ma dovevamo fare la verifica anche se era stata fatta la cessione dei fabbricati, cosa che purtroppo io non ho potuto fare. Dopo ci arriviamo. Quindi voi perquisite questi immobili e anche l'ufficio di Catracchia? Sì, esatto. Ecco, che cosa avete preso anche nell'ufficio di Catracchia? Sequestrammo una serie di documentazione che era tutto relativa agli appartamenti che naturalmente che abbiamo trovato per poter individuare. Il Catracchia nell'occasione cercò
mi disse che c'erano degli appartamenti che appartenevano al capo della polizia. E io dicevo, non c'è problema. Ho detto, se non c'è nulla di irregolare, qual è il problema? Chiedo scusa, chi era il capo della polizia? Chi era il capo della polizia? Lui si riferiva a Parisi. A Parisi, quindi mi disse, c'è documentazione di appartamenti. Sono della famiglia Parisi, io ho visto che erano degli appartamenti che non erano riferiti direttamente a Parisi, ma alla famiglia Parisi, non so se erano, quando ne erano, 3 o 4, adesso non ricordo bene. Se non che poi li ho sequestrati, nel ritornare in ufficio, quando ho fatto l'operazione, non c'era il dirigente, perché era pure assente, quindi quando ho eseguito la perquisizione, il dirigente non c'era. Nel ritornare in ufficio venne chiamato dal dirigente. Aspetti, vada con ordine, perché noi facciamo della confusione. Lei fa la perquisizione, prende questi documenti, ha questo colloquio con Catracchia che dice, guarda che alcuni di questi documenti sono riferite ad appartamenti di Parisi. Lei riprende lo stesso. Lo prendo lo stesso. Dicendo, se non c'è nulla, no, era quasi, dice, ma perché non li prendere? Ma invece l'ho preso comunque, l'ho sequestrato comunque. Ecco, in quel momento stava dicendo che il suo dirigente, non era in sede, perché era fuori sede, quindi quando ha effettuato la perquisizione, il dirigente non c'è. L'uomo perpetuatore vengo chiamato dal dirigente dopo la perquisizione. Come si chiamava il dirigente? La ratta Michele. Ecco. Che cosa succede? Il dirigente mi chiese se io avessi fatto una perquisizione e avessi trovato degli appartamenti riconducibili alla famiglia Parisi. La cosa mi rimase un po' imperterrita, perché dice, ma come fa a sapere? Non c'era, non gli ho detto nulla e mi chiedono informazioni su questi appartamenti. Io le riferisco al dirigente, sì, effettivamente ho fatto la perquisizione, la documentazione, volevo vedere la documentazione, tutto l'ho a disposizione, il magistrato l'ho trasmesso, quindi il magistrato che ha la titolarità dell'indagine, e io rispondo al magistrato, usai questi termini in sostanza. No? Chiedo scusa, ispettore, sostanzialmente il dottor Laratta le chiese conto di questa perquisizione, rispetto alla quale lei non lo aveva informato. No, assolutamente, perché avevamo avuto il decreto di perquisizione durante la sua assenza, e quindi non c'era, lui non era in ufficio, e quindi ho eseguito la perquisizione che naturalmente è disposta dal magistrato. Benissimo, e, diciamo, questa richiesta del dottor Laratta avvenne a distanza di qualche giorno dalle perquisizioni? Sì, qualche giorno. Quindi non era proprio in ufficio in quel periodo? Non era lo stesso giorno, dopo qualche giorno appena. Ecco, senta, proseguo pure nel racconto. Che cosa succede in quei giorni? Cioè, Catracchia si presenta presso... Catracchia viene ripetutamente in ufficio a chiedere informazioni o a cercare di... aveva paura, quasi timore. Io ho specificato a Catracchia, cioè, non, lei non si deve preoccupare, perché se è tutto regolare non c'è motivo che lei si preoccupi, facciamo le verifiche, mandiamo il tutto, dopodiché tranquillo. Ma questo suo, questa sua ansia di sapere, di volere quasi a forzare o sollecitare o a sapere qualcosa, a me mi ha lasciato un po' stranito, no? Non capivo il motivo per cui fosse così preoccupato e così ansioso di questa cosa. Gli ho detto, ma non c'è da preoccuparsi di nulla, perché se non c'è nulla, non c'è motivo. Ma voi per cosa procedevate, per quali reati, per quali ipotesi di reato procedevate? No, era il favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Ecco, ma quando Catracchia veniva in ufficio, diciamo, per avere informazioni, faceva riferimento al favoreggiamento all'immigrazione oppure prospettava delle situazioni che riguardavano gli appartamenti del dottor Parisi? No, non gli interessava proprio il favoreggiamento, interessavano gli appartamenti, questo era... Gli appartamenti tutti o quelli di Parigi? No, quelli che ci avevi, adesso non lo so per quale di questi gli interessasse, però sono giudici, io non capivo, non mi rendevo conto per quale motivo fosse così ansioso e preoccupato di questa cosa. Ecco. Senta, lei come viveva le visite di Catracchia in ufficio? Le spiego, io notavo che all'interno dell'ufficio tutti avevano quasi timore di questo cosa. Perché lo conoscevo, io non lo conoscevo, perché non avevo affatto, non ho avuto nessun rapporto, però ho notato come se
ognuno cercava di allontanarsi per non avere rapporti in sostanza con la persona, oppure se avessero timore, io non lo so, questa è una mia sensazione che ho avuto. Ecco, le chiedo, le faccio questa domanda perché, e quindi qui d'aiuto alla memoria, nel verbale che ha reso a noi il 18 settembre 2020, quando è stato sentito da noi, lei riferisce: io ebbi l'impressione che venisse per intimorirmi, forte di quello che mi aveva segnalato. Conferma questa dichiarazione? Questo lo confermo effettivamente, anche quello, perché che cosa, perché ho detto questa cosa? Perché in virtù della chiamata del dirigente che mi chiese che non sapevo che come naturalmente lui fosse a conoscenza di un qualche cosa devo riferire, la presenza di Catraccia nell'ufficio a chiedere informazioni, cioè come, chi l'ha avvisato al signor Catraccia? L'unico che può averlo avvisato è il proprietario di appartamento o qualcuno più in alto, e qualcuno più in alto ha chiamato al dirigente, il dirigente ha chiamato a me, quindi questa situazione io l'avevo quasi una, come un'intimidazione, una paura. Bene. Senta, nel corso della perquisizione e dell'acquisizione di questi documenti, Catracchia le disse qualcosa in particolare sulla sua, diciamo, figura professionale e sulla sua carriera? Non mi ricordo. Noi si ricorda. Allora, le dico questo, le contesto per aiuto alla memoria, che il 18 settembre 2020 lei ha riferito a noi... all'esito, diciamo, del colloquio con la Ratta, mi sente? Dice: io pensai subito a Catracchia, che durante la perquisizione e sequestro mi aveva fatto presente che per me potevano esserci dei problemi, virgolettato. Quindi la domanda è questa: Catracchia durante la perquisizione le fece presente che per lei potevano esserci problemi? L'ho intuito, la percezione era quella che avevo detto a lei, era quella la percezione che ho intuito. Per il mio futuro, per il mio avvenire, potevo avere dei problemi. No, però, diciamo, in questo verbale lei dice che glielo fece proprio presente Catracchia, cioè Catracchia le disse: guarda che stai mettendo mani in certe cose per cui potrai avere dei problemi. No, glielo disse o no Catracchia? Mi disse che naturalmente lui, avendo la conoscenza degli appartenenti, appartenevano a una persona nota, alla famiglia, faccio il nome. Io mi sentivo quasi il capo della polizia, no? Avuto una preoccupazione, un segnale, dice: guarda, probabilmente per lei ci sarà un problema nella sua carriera. Questo l'ho avvertito a pelle. Ecco. Ovviamente il riferimento era al dottor Parisi, al prefetto Parisi, lo deve dire perché non si registra il gesto. Sì, sì, il riferimento certamente era al dottor Parisi. È rimasto un po' ambiguo il fatto se i problemi erano nella sua mente o nella bocca, esatto, di Catracchia. Ha capito cosa dice il Presidente? Allora, le faccio una domanda molto diretta. Catracchia le disse che lei avrebbe potuto avere dei problemi o non glielo disse? Me lo fece capire. In che maniera? In che maniera glielo fece capire? Con allusione? In quale modo? Sì, allusione, parlando sempre di Parisi, sai, poi potrebbe chiamarmi, sai, appartiene alla famiglia. L'allusione era chiara una volta, due volte, il fatto che di quasi a cercare di fare in modo che io non ci sequestrassi quella documentazione era chiaro, l'allusione, questo l'ho intuito personalmente. Che l'allusione anche per me, per il mio futuro. Benissimo. Ecco, e che cosa succede da lì a qualche mese? Che cosa succede da lì a qualche mese? Scusare, no, non si preoccupi, prego. E cosa succede? Che io purtroppo non ebbi modo di poter effettuare l'indagine. Mi capita che naturalmente vengo fermato e vengo arrestato, diciamo, messo sotto fermo, perché vengo accusato da parte della procura di aver dato dei documenti ad un signore, che naturalmente un delinquente, che vengo accusato di aver sottratto dei documenti presso lo studio di un magistrato e naturalmente di averli consegnati a questo signore. In quell'occasione io non capivo più nulla. Si fermi, andiamo con ordine. Allora, lei viene arrestato con l'accusa di aver dato dei documenti a un signore. Allora, di che documenti si tratta e chi è questo signore? Delitto dell'oggiata, delitto dell'oggiata, verbale di interrogatorio, di sequestro che erano stati consegnati a questa persona, verbale che non avevo preso io, signor giudice.
Era stata una persona che era andata presso ci arriviamo, ci arriviamo. Si fermi un attimo che lei tende a raccontare tutto senza un filo. Quindi lei è accusato di aver consegnato dei verbali dei delitti relativi al delitto dell'oggiata a un signore, si ricorda come si chiama questo signore? Come lo dica proprio al microfono? Roland Voller. Roland Voller, al quale furono trovati questi verbali. Sì. E viene arrestato lei. Vennero trovati gli originali, stiamo parlando, o delle copie. Adesso li archiviamo. Intanto, si trattava di documenti in copia o di originali? Copia, copia. In copia. Ecco, lei questo Voller l'ha mai conosciuto? Questo Voller, sì. Ecco, lei questi documenti glieli diede o non glieli diede a Voller? Io non li ho mai dati personalmente a Voller. Non li ha mai dati, ecco. E vuole dire se di quelle copie di documenti lei era venuto comunque in possesso? Sì, sono venuto in possesso perché me li aveva consegnati l'ispettore, poi non era più ispettore all'epoca perché prima era in servizio presso il commissariato, l'ispettore Gagliardini che per il momento prestava servizio presso il SISL, la quale era andato naturalmente all'ufficio del pubblico ministero, dottor Martellino, dottore probabilmente non c'era, il dottor Martellino, aveva chiesto naturalmente questa documentazione insieme all'ispettore di spirito. In quell'occasione la Gagliardini non era un appartenente delle forze dell'ordine, c'era comunque di spirito. Il maresciallo, il segretario del dottor Martellino, dette l'autorizzazione alla Gagliardini a fotocopiare questa documentazione e acquisirla. Io quando è venuto da Gagliardini gli ho detto, lei mi ha ma sei autorizzato, come hai fatto a fare le fotocopie? Tu non c'hai nessun titolo a poter acquisire una documento del genere, come mai il magistrato o chi ti ha dato i documenti ti ha permesso questo? Se non sono coperti da segreto istruttorio allora posso pure capirlo, ma se tu come hai fatto a prenderli? Cioè, me l'hanno dato, me l'hanno permesso e questa fotocopia, cioè il fascicolo gli era stato messo a disposizione dal segretario. Non si chiamava? Il segretario del era un maresciallo della Guardia di Finanza, non me lo ricordo, però il nome, no, il cognome non me lo ricordo. E gli aveva messo a disposizione perché probabilmente qualcuno l'aveva autorizzato, non penso che il maresciallo naturalmente metteva a disposizione questa documentazione. Ha fatto le foto, oppure non erano coperte da segreto storico, ha fatto queste fotocopie e quindi poi me le ha portate anche a me, mi ha dato una copia a me di queste documentazioni. E le ha lasciate in commissariato. Le ha lasciate in commissariato. Si fermi. Che cosa succede? Però nel frattempo... Aspetti, segua le domande passo passo che le fa il pubblico. Quindi questa sua ex collega che si chiama Gabriella Gagliardini le porta queste fotocopie che ha preso in procura e che riguardano l'omicidio dell'oggiata, giusto? Ecco, intanto se dice alla corte la Gagliardini dove prestava servizio quando le porta queste fotocopie? Al SISD. Ok. Mentre in precedenza prestava servizio al commissariato. Ecco, come mai la Gagliardini porta queste copie in commissariato? Perché le dà proprio a lei queste copie? Le dà qualche giustificazione? In precedenza noi avevamo svolto un'attività investigativa, abbiamo sentito delle persone avevamo riferito già al dottor Martellino una serie di attività, delle incongruenze che avevano riscontrati sui testi che erano stati sentiti male. Secondo noi c'era probabilmente una persona che era colpevole e stavamo risentendo i testi di nuovo e avevamo individuato probabilmente una persona che probabilmente c'erano delle lacune nelle discordanze che avevano dichiarato, e quindi lei aveva partecipato a questa attività e quindi di conseguenza si sentiva coinvolto affinché io raggiungessi l'obiettivo di trovare, di individuare la persona che avesse commesso l'illecito, in sostanza il delitto. Era un po' passionale come persona, non è una cattiva persona. Ho capito, quindi le porta queste copie perché si era già occupata e alloggiata insieme a lei e lei se ne stava occupando, giusto? Esatto. Benissimo. A Voller furono sequestrati le stesse copie che la Gagliardini detta lei? Non lo so. Lei questo non lo sa. Perché a Voller io ho saputo che Voller abitava in un appartamento superiore, un appartamento composto da due piani. E l'appartamento sotto dove naturalmente
furono state sequestrate, dovevano fare, furono rinvenute queste documentazioni, era sotto sequestro giudiziario. E quindi, che io per quanto ne sappia, quindi nell'appartamento sono entrate a fare una perquisizione in un appartamento, era sotto sequestro giudiziario, dove hanno trovato questa documentazione. Ho capito. A seguito della documentazione, quindi hanno chiesto, io ebbi una richiesta da parte del dottor Martellino che io avevo acquisito d'ufficio questa documentazione o meno. Io feci una relazione dettagliata, la quale io non l'avevo mai avuto, né l'avevo richiesto come d'ufficio, né l'avevo acquisito. Quindi, come l'ho avuta quando me l'ha portato la collega Gagliardini, esatto. La verità. Ecco, senta, quindi lei è andato sotto procedimento penale. Come? Lei ha subito un procedimento penale. Sì, ho subito un procedimento. Che sia stato arrestato. È stato arrestato e poi c'è stato il procedimento insieme alla Gagliardini, immagino. No, la Gagliardini non è stata mai arrestata. Non è stata mai arrestata, però è stato lo stesso processato, no? Sì, esatto. Come è finito questo procedimento? Allora, che cosa succede? Che io ho patteggiato perché mi sono assunto delle responsabilità, perché uno, mi trovo in una situazione che mia figlia stava poco bene, mia moglie da solo, economicamente non stavo bene, 7 magistrati che mi premevano addosso, ho deciso, mi assumo la responsabilità, ho patteggiato senza neanche guardare. Però c'erano altri capi di imputazione, signor giudice, che cosa succede? Che siamo andati, ed è imputata anche la Gagliardini, siamo andati poi successivamente a processo, e che cosa succede? Che io vengo assolto dal fatto che io non avevo mai avuto sottratto quei documenti, e non li potevo neanche avere quei documenti, cioè, e che la Gagliardini ammette, dice sì, effettivamente il giudice li ha sottratti lei, li ha presi lei e li ha consegnati, pensavano di fare una cosa giusta. Io vengo assolto perché il fatto non sussiste, quindi io mi sono assunto successivamente al patteggiamento, cioè vengo assolto per un fatto per il quale mi sono preso, diverso che è incompatibile col reato per cui si è... E produciamo, Presidente, al termine della deposizione sia la sentenza a cui ha fatto appena riferimento di assoluzione, sia il patteggiamento a cui ha fatto riferimento per il reato di quell'articolo 326. E la Gagliardini viene assolta anche lei? Sì. Sì, esatto. Viene prosciolta proprio in via, esatto, all'udienza per dire. Viene prosciolta entrambe, perché... Prosciolta da cosa esattamente? Perché la Gagliardini ammette di avere non ricordo male, la Gagliardini era stata imputata per 351 sottrazioni di documenti. Anche io ero sottratto. Però la Gagliardini ammette di avere fatto, lei ammette che l'aveva preso lei e viene assolta. E io vengo assolto. Presidente, produciamo le sentenze che sono incompatibili, hanno anomalie evidentissime. Patteggiamento per il 326, cioè la violazione del segreto pubblico, invece per la condotta c'è una totale assoluzione, e vedrà l'incompatibilità concettuale per queste due sentenze che depositiamo, erano già state ammesse. Le sto stampando per depositarla, dobbiamo stampare una pagina. Ok. Ecco, chi erano i magistrati che le stavano addosso? Chi erano i magistrati che le stavano addosso? No. Chi erano i magistrati che le stavano addosso? Lei ha fatto riferimento a 6-7 magistrati. Che poi era titolare, il dottor Martellino, poi c'era Ormanni, il dottor Ormanni perché coordinava, poi c'erano 4-5 magistrati. Non so poi... Martellino faceva parte delle indagini, però era lo stesso ufficio a cui la procura comunque. Va bene. Ecco, senta, diciamo, lei ha collegato questa vicenda penale che l'ha coinvolta alle indagini su Via Gradoli? Sì, temporalmente quanto è passato tra l'uno e l'altro? Tantissimo tempo, perché ad agosto, a settembre, ottobre, se non ricordo che domani, novembre vengo arrestato. Di che anno? Sempre nel 94. Quindi lei nell'estate, agosto, fa la perquisizione e a novembre viene arrestato. All'inferno, sono tornato, è successo l'ira di Dio. Ho capito. E
Le chiedo questo, da un punto di vista invece disciplinare, come è finita la sua vicenda? Lei ha avuto anche un procedimento disciplinare, immagino. Vuole ripetere la corte. Poi che io, loro emessero una destituzione, io ho fatto ricorso a TAR, il TAR mi ha dato ragione, il Consiglio di Stato mi ha dato ragione. Io sono rientrato in polizia. Per motivi di incompatibilità mi trasferirono a Napoli. Ecco, questa Presidente è la sentenza del Consiglio di Stato che, diciamo, dà ragione al nostro testimone. Senta, vedo che le due sentenze, una è di patteggiamento e una è in abbreviato, non hanno la stessa data? No, sono un mese di distanza dall'altra. Il giudice è sempre lo stesso, ma le date sono un mese di distanza. E come vedrà nel patteggiamento, scusi, io non ho esattamente presente tutte le imputazioni, comunque sia nel patteggiamento che è per 326 viene data una continuazione per un reato che non esiste nella rubrica e che invece è oggetto della contestazione dell'abbreviato, e per lo stesso reato lo viene assolto. Esattamente, cioè gli viene messo in continuazione un reato per il quale era stato assolto. Questo è il patteggiamento, è del, chi potrebbe farci, è il patteggiamento del 28 settembre 95, sì. Invece l'abbreviato, adesso io lo dico, l'abbreviato è del, quindi alla, l'abbreviato è del 26 ottobre 95. La decisione di fare per uno il patteggiamento, per la decisione di patteggiare per un reato e fare l'abbreviato per l'altro avvenne alla stessa udienza? No, allora mi fu prospettato da parte dell'avvocato, il quale dice c'è questa possibilità, e io ho accettato, ma fu fatto precedentemente, il patteggiamento è stato fatto precedentemente. Sì, ma la decisione di patteggiare solo per un reato, parzialmente, e poi fare due udienze diverse. Questo l'ho capito. Però lei avrebbe potuto patteggiare per tutti e due i reati, tant'è che, come fanno osservare, perché lei patteggia per uno e accetta di fare l'abbreviato per l'altro? Io glielo consigliò l'avvocato. Io mi sono fidato l'avvocato, se lo seguivo l'avvocato. Seguivo l'avvocato, non ci stava neanche mentalmente. Questa cosa fu decisa evidentemente all'udienza, alla presenza dell'avvocato, del giudice, del pubblico ministero. Sì. Sì, avevo necessità, fu concordato però all'udienza fra tutti. Io avevo necessità di risolvere i problemi della famiglia di mia figlia. Il problema in quel momento era mia figlia, non le altre cose, non pensavo a nulla. Quindi un accordo complessivo fra il giudice, il pubblico ministero e il suo avvocato e lei. Senta, lei quando fa il patteggiamento era arrestato? Era in stato, quando patteggia era in galera? Era già stato scarcerato? Sì, perché dopo 20 giorni venne messo in libertà. Ok. Come è finito il processo, l'indagine? Lei sa poi come finì l'indagine sui fascicoli di Catracchia? Se ne è più occupato di quella vicenda originaria? Non ho potuto più sapere nulla, perché naturalmente so che naturalmente venne archiviato, quello cioè dopo 2, 3 mesi, 4 mesi venne archiviato. Fu dissequestrato tutto e consegnato tutto al signor Catracchia. Questo, diciamo, lei lo ha saputo da chi? L'ha saputo dopo, perché non rientrò nel commissariato Flaminio. No, me l'hanno riferito naturalmente dell'ufficio, con il medico era stato definito il punto. Ecco, tra il materiale sequestrato a Catracchia vi era anche un'agenda? Sì, ti ricordo che era un'agenda, se non ricordo male. Sì. Lei non fece in tempo a vedere i nominativi, perché fu... Non ho avuto completamente il tempo, dottore, assolutamente, perché materialmente non ho potuto neanche andare a guardare, spulciare, fare i collegamenti, perché era l'importante vedere le persone che abitavano, il contratto, l'accertamento dell'agenzia delle entrate, se naturalmente erano state registrate, chi ci abitava, la cessione del fabbricato, una serie di cose che non ho avuto materialmente la possibilità di poterlo fare, assolutamente. Bene. Però non sapevo neanche
perché era in immobiliare, quindi dovevo andare a verificare anche la società, chi fosse, tante cose, non ho avuto modo proprio assolutamente di poter fare nulla. Ecco, ma il mio era, la finalità era gli stranieri, la finalità. Certo, era... lei degli appartamenti interessava a me. Ascolti, questo per quello che riguarda la vicenda del 94. Adesso facciamo un passo indietro. Lei ha conosciuto il sovrintendente di spirito? Il sovrintendente di spirito lo ha conosciuto? Sì, l'ha citato prima. Sì. Il sovrintendente di spirito. Sì. Era un suo collega? Sì, è un mio collega, era il segretario, all'epoca era il segretario del dirigente, in sostanza, perché si occupava del... soprattutto di materia politica, faceva il segretario, si occupava in sostanza, cioè quello che fa in sostanza la Digos adesso. Mi pare di aver capito che era insieme alla collega che andò esatto. A farsi fare le fotocopie. Esatto. Ecco, esatto, perché dobbiamo... era una memoria storica perché da moltissimi anni che stava al commissariato. Infatti facciamo un passo indietro, andiamo nel 1978. Di spirito ebbe modo di riferirle un episodio successo in via Grado il 96 in occasione, diciamo, del sequestro Moro, in particolare accaduto il 18 marzo del 1978. Lui mi disse che... Parli forte al microfono e guardi la corte, per favore. Mi disse che erano stato, per quell'episodio, per ciò che era successo, avevano subito, non è che avevano subito un procedimento, erano stati ascoltati, c'era stato un processo, erano stati ascoltati e ne erano usciti in normale luce. C'era anche il dottor, sì, il signor Maresciallo Mero. No? Ma qual era l'episodio? Lei se lo ricorda oppure no? Se non ricordo male, per quanto riguarda una certa mocca bella, una cosa del genere. Lucia, però io non l'ho visto, l'ho visto cose riferite, sentite dire da parte loro. Ecco. No, allora, l'episodio, lei se lo ricorda, se glielo ho mai raccontato, se no, diciamo, glielo riporto alla memoria leggendo alcuni passi della relazione Fioroni, Commissione Moro. La relazione Fioroni, lui se lo ricorda questo episodio oppure no, di cui stiamo parlando? Al momento no. Non se lo ricorda. Allora, la Lucia Mockbell, nella notte tra il 17 e il 18 marzo 1978, aveva sentito dei ticchettii simili a segnali Morse provenire dall'appartamento dei brigatisti e aveva segnalato questo fatto ai poliziotti che il 18 marzo effettuarono il controllo in via Gradoli, scrivendo anche un biglietto, dice la Mockbell, che consegnò agli agenti che erano in via Gradoli da far recapitare al dottor Cioppa. Questo è l'episodio. Ecco. Lei è stato sentito nel 1998 e avrebbe riferito, o riferì, adesso vediamo se ce lo conferma, di aver appreso dalla sua collega di spirito che questo racconto era un racconto vero, sì, atteneva a un fatto realmente accaduto, cioè che c'era un biglietto, sti fermi, c'era un biglietto fatto dalla Mockbell, dato a un agente di polizia e consegnato a Cioppa, che poi di questo biglietto non si è più saputo niente, questo è il fatto. E lei andò a dire, effettivamente di spirito mi disse questa circostanza. Se lo ricorda adesso questo fatto? Mi ricordo qualcosa, però con la precisione, dottore, non è che io posso ricordare tanto, perché poi non mi ricordo neanche a chi l'ho riferito, a chi mi ha ascoltato in questa, su questo fatto specifico, le dico proprio la verità, non lo so, non so, nessuna autorità giudiziaria mi ha chiamato per sentire su questo fatto specifico, nessuno. Ecco, dice anche una circostanza particolare, che la Mockbell sarebbe stata in un primo momento malmenata e ricoverata presso un ospedale di Roma. Per riferire questa cosa? Questo mi ricorda qualche cosa. Se che cosa si ricorda, se può essere preciso? Però non mi ricordo, io non sono stato sentito da nessun auto su questo fatto, non sono stato sentito da nessuno. Gli unici che mi hanno chiamato, le dico, probabilmente c'era una commissione d'inchiesta, esatto, alla Camera, al Senato, e volevano accertare qualche cosa. Ebbi dei colloqui informali, poi non mi hanno chiamato più, non ho sentito più nessuno. Sì, ma nella relazione, si fermi per favore, nella relazione che noi produrremo,
A pagina 46 della relazione c'è scritto questo: nel 1998 un ispettore del commissariato Flaminio, qui siamo nel 2017, quindi hanno ripescato i vecchi verbali. Consiglio Piacilio riferì di aver appreso dal suo collega di spirito la veridicità del racconto della Mokbel e disse che la stessa sarebbe stata in un primo momento malmenata e ricoverata presso l'ospedale di Roma. Questo è il fatto. Questo è scritto nella relazione, questo racconto è scritto nella relazione ed è riferito a lei. Sì. Ora lei è qui testimone e deve dire se lo conferma o non lo conferma. Io no, questo aspetto particolare del dottore, mi ricordo che lui mi aveva riferito qualche cosa in merito alla mail, mo che bello, ma nel particolare, nei dettagli, no, questi dettagli particolari non me li ricordo. Non se li ricorda adesso, ma all'epoca, quando li ha riferiti, erano veri o no? Beh, non, secondo quello che mi aveva detto lui, capisci? Però lei non deve dare un giudizio sulla felicità di spirito, soltanto se conferma che di spirito le disse queste cose che le poi riferì in commissione. Sì, le conferma? Le cose che dice. Sì, 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 esatto. Ok. Non so se ci siamo, Presidente. Produrremo ovviamente il verbale della la relazione della commissione Moro. Presidente, mi pare che su questo episodio non viene Merola, no? Ci terete Merola? No, è ancora vivo? Come? Mi sembrava di averlo visto. L'avete messo voi? Come nella lista della parte civile. Sì. Quindi verrà Merola. Sì, sì. Senta, dopo torniamo un attimo all'argomento di prova di prima. Dopo, però, secondo gli accordi, i testi della parte civile attinenti al medesimo testo, secondo gli accordi iniziali, i testi di parte civile attinenti al medesimo tema dovrebbero essere sentiti contestualmente. Quindi se eventualmente voi li aveste a disposizione per la prossima volta, insomma una delle prossime volte. Presidente, eravamo partiti con questa buona intenzione, non ci siamo riusciti perché le nostre citazioni che sono fatte attraverso Polizia Giudiziaria, pur con tutti i certificati medici, hanno un esito. Abbiamo visto con altri testimoni che abbiamo cercato di mettere nella stessa udienza le loro citazioni che non hanno mezzi di convincimento come i nostri, se sono più blande, diciamo, e allora non si riesce ad appaiarli. Però si potrebbe programmare, che ne so, un mese per l'altro, eventualmente un blocco di udienza, un'udienza bloccata sì, per i testi. Ci può provare, Presidente, il problema sono i certificati medici, come lei vede. No, ma io dico che se voi citate 8 testimoni, contiamo 2-3 certificati medici. Sì, sì, siamo pieni di certificati medici, che significa? Siamo a un ritmo del 50%, perché se vogliamo sentire 4 persone dobbiamo citare 8. Citandone 8 poi sballano i tempi, non si riesce più ad accorpare gli stessi temi. Questo, noi stiamo facendo tutto lo sforzo possibile. Sì, anche la parte civile però, su questo blocco di questioni che abbiamo esaminato nelle ultime udienze, individuate un paio di udienze, metteteci 10 testi alla volta, sì, sì. Vediamo chi viene. Se la Corte è d'accordo, noi possiamo anche fare delle citazioni piuttosto numerose, sì, facendo il calcolo approssimativo. La Corte è d'accordo. Possiamo fare così, sì, sì. Allora, l'ultima domanda, ma l'aveva già accennato prima, se lo conferma, dopo la sua scarcerazione, lei non tornò più al commissariato Flaminio, dove fu trasferito? Fu trasferito a Napoli. A Napoli, quindi non si occupò più dell'indagine? No, assolutamente, non ho più messo piede, se no per qualche notifica andrà questa dell'altro giorno che per venire qui. Ho capito. Poi non ho avuto più nessun rapporto col commissariato di alcun genere. Benissimo, grazie. Parte civile. Avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Ispettore, Consiglio Bacilio, ho un po' di domande, cerco di parlare con tono di voce alto. Mi sente così? Provo ad alzare il tono della voce. Allora,
Ecco, prima, quando ha riferito al pubblico ministero della reazione dei suoi colleghi del commissariato Flaminio Nuovo alla presenza di Catracchia nei locali del commissariato, si è espresso dicendo tutti avevano timore di Catracchia, tutti si allontanavano. Sì, ecco. Questa è la netta sensazione che ho avuto. Sembravano non voler neanche partecipare all'attività, non voler mai voler partecipare all'attività istruttoria o agli interessi dell'attività investigativa, e mi evitavano, quindi mi hanno lasciato, sembra che potessi fare tutto da sola, questa ho avuto l'impressione. Ecco, perché la seconda domanda è, lei quindi aveva i suoi colleghi in quel momento, o alcuni dei suoi colleghi, sapevano in sostanza che lei si occupava di via Gradoli e che aveva fatto. Che ho fatto la perquisizione, siamo andati in 4-5, lo sapevano tutti che sono andati a fare la perquisizione. Ecco, quindi in sostanza il fatto storico di quel momento dei sequestri in via Gradoli, della documentazione, era noto, diciamo, a tutti. Ecco, i 4-5 colleghi che erano con lei, ricorda chi fossero? Erano diversi, 4-5 persone con me, adesso non ricordo i nominativi perché. C'erano anche il di spirito, il di spirito. No, di spirito non c'era. E il Merola? No, neanche Merola. Neanche il Merola. Ecco, le chiedo questo, lei è stato al Flaminio Nuovo, ha detto, dal 92 al 94. Sì. Ecco, se lo spieghi, io sono in questo, non conosco ecco, esattamente come in un commissariato si archiviano le informative di attività di polizia, di investigazioni precedenti. Al Flaminio Nuovo esisteva, le chiedo, un archivio storico delle, diciamo, informative di investigazione che prima, che ben prima che lei arrivasse lì, l'archivio c'era, però ne rammento, però qualche volta che sono andato in archivio per acquisire della documentazione, era un gran casotto, non riuscivo mai a trovare nel fascicolo qualche cosa, c'era un riferimento, ma non era tutto nello stesso fascicolo. Bisogna fare una ricerca a ritroso per trovare poi effettivamente la documentazione. Poi parecchia documentazione era stata archiviata, messa nei sotterranei, quindi non era nell'archivio normalmente dove si poteva accedere, perché non potevo accedere, dovevo chiedere a colui il quale era all'archivio che mi portasse il fascicolo. E quindi però a volte notavo che facevano riferimento a delle informative che non trovavo nel fascicolo. Era un po' carente come archivio, questo ho notato. Ecco, perché il senso di questa domanda è, lei quando si occupa per motivi legati al fenomeno dell'immigrazione clandestina e dello stato di queste persone negli immobili, ha saputo, era informato di che cosa era stato il civico di via Gradoli 96 nel 78 e nell'81? Questa è la mia... No, sapevo... perché ovviamente il 78 è l'anno in cui mi sono arruolato, quindi non potevo, perché mi hanno riferito la storia, mi dicono che è successo quello che è successo, però non è che io sono andato io andavo soltanto con l'intenzione per fare attività investigative sugli italiani, altra cosa non mi interessava assolutamente, e neanche avevo pensato al dottor Cadaccio, non ci avevo pensato assolutamente, mi interessava l'aspetto degli stranieri e null'altro. Solo, aveva così una vaga memoria storica per scelta diretta di fatti di cronaca, insomma, ecco, in sottanto. C'erano, poi qualcuno è andato in pensione, è andato via perché Merola andò in pensione, in quel periodo non c'era più, poi vennero altri nuovi naturalmente, quindi l'unica mente storica probabilmente del commissariato quella era di spirito, perché era lui che aveva in quegli anni stava insieme a Merola, naturalmente da moltissimi anni stava al commissario, quindi loro sapevano tutto. Poi ho appreso in questi giorni che Merola non c'è più, è deceduto, è suicidato, quindi ecco, le chiedo, nel 94 il di spirito e il Merola erano ancora in servizio? Nel 94, quando lei arriva, Merola non c'era più, se ne forse era andato in pensione, se non ricordo male. E il di spirito? Di spirito c'era, sì, di spirito sì. Arrivo.
Ecco, ho capito bene prima quando ha parlato dell'ispettore Gabriella Gagliardini e ha raccontato alla Corte delle fotocopie degli atti sull'omicidio dell'Olgiata. Ho capito bene che la Gagliardini si era recata in procura, per quanto le risultava, proprio con l'ispettore di spirito. Sì, ho capito bene. Quindi erano assieme. Sì, ma ha detto lei che non sono andati insieme. Ma la cosa strana, sono rimasto come indagate me e non indagate loro. Io sono rimasto fermate me e non fermate loro. Io qui sono rimasto un po' stranito. Ho capito. Ecco, un'ulteriore precisazione. Quando invece parliamo degli episodi in cui Catracchia si recava al Flaminio Nuovo, se ho capito bene, in modo insistente, cioè è venuto più di una volta a chiedere informazioni sulla... Sì, no, era preoccupato. Io ho avuto l'impressione, lui era un tipo, probabilmente era un tipo ansioso, preoccupato, oppure era preoccupato perché apparteneva, doveva fare riferimento a qualche persona, quindi... Lui ecco, è molto agitato, molto quello. Ecco, ma le chiedo... la giustificazione non lo so se darla alla sua ansietà. No, ma ispettore, la domanda era un'altra. Era venuto più di una volta sì, da lei. Sì. Questa era la domanda. Ecco, lei a un certo punto, vedendo questa presenza che ritornava in ufficio, gli disse qualche cosa di non presentarsi più, di non... La cosa che gli disse, lei non si deve preoccupare, sì, perché se l'ha tutto detto, in regola, tutto a posto, non c'è motivo perché per il quale lei si preoccupi, stia tranquilla, ha detto, non è successo nulla di trascendentale fino a quel momento. Ecco, perché nel verbale che lei ha reso alla Procura Generale in indagine, disse, le leggo appunto questo passaggio, io ebbi l'impressione che venisse per intimorirmi, forte di quello che mi aveva segnalato. A un certo punto ricordo che dissi al Catracchia di non presentarsi più in ufficio. Sì, questo gliel'ho detto. Quindi gliel'ha detto gli disse a muso duro di non venire perché era un continuo, io mi sono irritato e ho detto lei non deve venire più qua perché non è... Non posso dargli informazioni su qualcosa che non... Ecco, le chiedo, forse le è già stato chiesto, con uno sforzo di memoria, lei non ricorda chi era il PM che la delegò a fare le attività di indagine in via Gradoli? No, non me lo ricordo. No, io ho fatto un'informativa e naturalmente al PM di turno, il quale mi diede l'autorizzazione poi a poter fare. Ma chi è il PM? Non me lo ricordo, le dico la verità, non me lo ricordo, no, ne direi una bugia, non me lo ricordo affatto perché non me lo ricordo. Comunque era un sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Roma. Sì. Ecco, l'esito di questa indagine che ha detto essere stata archiviata dopo due o tre mesi, ecco, lei sa se qualche suo collega, magari immagino per competenza territoriale, la sostituì in questa attività delegata di indagine su Via Gradoli, cioè l'ha presa in carico dopo di lei qualcun altro del Flaminio Nuovo l'indagine sugli immobili di Via Gradoli? Non lo so dopo se qualcuno ha seguito, è stato delegato a sviluppare l'indagine, perché presumo, questo è perché sicuramente il PM abbia dato della delega a fare dell'indagine, quindi abbia delegato l'ufficio, perché delegavo l'ufficio a svolgere attività investigative. Presumo, Ecco, e le chiedo una... questo non mi è dato sapere, perché normalmente il PM delega qualcuno a continuare l'attività investigativa, perché la titolarità ce l'aveva lui, quindi autonomamente non è che si potesse fare... Ecco, le chiedo... Non mi è dato di saperlo. I contratti e l'agenda dei Catracchia che avete sequestrato in occasione della perquisizione degli uffici di Via Gradoli dei Catracchia, ecco. Lei... Ricorda se sono stati fotocopiati? Sono stati dissequestrati e con... non so. Ma prima del dissequestro? Io non personalmente, no, qualcuno dell'ufficio del... Certo. Le chiedo solo se ha memoria che fossero stati fotocopiati prima del dissequestro. Io ricordo, sì. Se furono fotocopiate per fare attività investigativa, esatto. Cioè, quindi diciamo... Agli atti ci dovrebbe stare. Dovrebbero esserci. Al commissario ci dovrebbe stare qualcosa. Perfetto. Addio, Almeno nell'archivio per forza deve stare con te.
Perfetto, ho forse un'ulteriore domanda su... Sì. Le chiedo se per caso all'epoca lei ha avuto modo di conoscere il commissario Augusto Belisario del Lucigos di Roma. No, per dire. Se ha conosciuto il commissario Augusto Belisario, dirigente del Lucigos di Roma. Non l'ha mai conosciuto? No. Grazie, ho finito. Buongiorno, allora prima domanda preliminare, se lei consente o no alla ripresa del suo esame, della sua persona. Non ho niente da obiettare. Non ha niente, no, ha diritto alla privacy se ritiene di no. Ha 81 anni ormai la privacy. Bene. Scusi la battuta. La battuta, va bene. D'accordo. Allora deve leggere la formula e dire le generalità. Colpevole della responsabilità no, morale. Colpevole. È un brutto inizio. È un brutto inizio questo. Sì, l'altro proviamo. Okay. Sono emozionato, non ho sempre capito. Prego. Allora, io mi chiamo Vittorio Stelo, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Allora, suo nome, cognome, luogo e data di nascita. Vittorio Stelo, nato a Roma il 25 settembre 1940. Benissimo. Sì, signor prefetto, buongiorno. Buongiorno, signor prefetto. Noi l'abbiamo chiamata come teste al buio, cioè nel senso che lei non è stato sentito in istruttoria e quindi... non sa l'oggetto della sua deposizione, lo spieghiamo alla Corte. Innanzitutto, prima di parlare di questo specifico fatto, le chiederei di riferire alla Corte lei che funzioni ha svolto nella pubblica amministrazione, in particolare al SISDE. Grazie. Sì. In sintesi proprio. Sì. Dunque, io ho fatto 50 anni al servizio dello Stato, 35 nella carriera prefettizia. Senta, posso abbassare perché ho qualche problema di respirazione? Sì, ecco. Sì, certo. Comunque sono vaccinato e ho fatto anche il tampone, quindi... No, va bene. Perché? Ha fatto il tampone prima di venire qui? L'altra settimana, ah, sì. No, sono già vaccinato perché non so se per fortuna o no dell'età ho avuto la precedenza. Cioè, quindi ho fatto 35 anni di carriera prefettizia più 12 di consigliere di Stato, quindi diciamo che mi sono un po' divertito al servizio dello Stato. Da prefetto ho svolto vari incarichi, in varie sedi, Siena, Lecce, Genova, Firenze, Torino. E quando ero a Torino, prefetto di Torino, mi giunse la nomina a direttore del SISDE verso la fine del 96. Anche se confesso, l'ho detto più volte, non è che era di mio gradimento, insomma, ecco, non è che stavo benissimo a Torino e io volevo fare il progetto in sede. Comunque nominato, sono rimasto 5 anni al servizio del SISDE, 5 governi. E, dal 96 al 2001. Dal 96 al settembre 2001, me lo ricordo perché fu subito dopo le famose torri gemelle, insomma, ecco. E fumo sostituiti tutti e tre i dirigenti dei servizi segreti. Quando io assunsi la direzione del SISDE, diciamo che fu incaricato, siccome il SISDE era stato interessato in passato da problemi e turbulenze note, non a caso un mio predecessore, Malpica, era stato arrestato insieme con i suoi collaboratori, note verdure, insomma, boccoletti, ginocchi e così via, per l'uso improprio di fondi, insomma. Il mio predecessore, che era il generale dei carabinieri Marino, è stato poco, un anno e mezzo, quindi potete fare ben poco. Quindi io ebbi il compito di, tra virgolette, insomma, riorganizzare il SISDE. Sia la parte amministrativa sia la parte intelligence, fare un turnover e sanare o perlomeno definire le pendenze dalle gestioni precedenti, cosa che io in 5 anni penso di aver fatto, perché le carte lo documentano, l'hanno detto gli altri, nella gran parte almeno, per cui ho pensato molto al futuro, perché
l'ho riorganizzato, tant'è che poi il sito ripartì, diciamo così, anche dopo di me. Tenete presente che io tutte le volte che cambiavo governo davo dimissioni per iscritto al governo che si succedeva per iscritto, perché essendo un incarico fiduciario rimettevo sempre il mio incarico nelle mani dei governanti di allora, che poi nel silenzio mi hanno sempre confermato. Fino alla fine, quando il ministro di allora, il ministro Scajola, ritenette insieme agli altri, insomma, di sostituirmi. Una parte della mia attività, e soprattutto dei primi anni, 96-96... Perché lei nel 96 era stato nominato dall'altro governo, Prodi. Il governo Prodi, esatto, sì. Come dico, mentre ero a Torino. Il ministro allora era Napolitano, il ministro dell'interno, il mio ministro di riferimento. Una delle parti che mi impegnò soprattutto all'inizio fu quello di definire le partite controverse del passato, che ce n'erano più di una, e ovviamente io una delle direttive che detti subito, e questo se lo ricordano anche i miei collaboratori, di aprire gli archivi, cioè di portare fuori dagli atti tutti gli atti che potessero interessare qualunque vicenda, sia amministrativa sia di intelligence, e di mandarle a chi le chiedeva. All'autorità giudiziaria, ho riempito l'autorità giudiziaria di informative su tutti i vari argomenti, la PC qua all'occasione, il ministro dell'interno, l'allora CESIS, ora DIS, e l'allora COPACO, oggi COPASIR, e poi spesso c'erano anche interrogazioni parlamentari, quindi riferivo. E quindi sui vari argomenti ho riferito, e ci sono delle mie informative firmate, diciamo così, che riguardavano sempre gestioni precedenti, quindi fatte non a mia diretta conoscenza, ma comunque che dagli atti emergevano fatti, elementi e notizie che i miei uffici, soprattutto l'ufficio affari legali, mi sottoponevano, e il mio vice direttore operativo, purtroppo morto, che era bravissimo, e che io poi firmavo e transitavo e trasferivo. Senta, ok. Arriviamo al punto, dopo aver fatto questo quadro generale, sì. Grazie, signor prefetto. Arriviamo al punto specifico oggetto della sua deposizione. Sì. Nel maggio del 1998, sì. A seguito della pubblicazione di un articolo di stampa e soprattutto del libro Convergenze parallele dell'onorevole Sergio Flamini, che segnalava delle connessioni fra il caso Moro e i servizi in relazione in particolare al SISDE e degli appartamenti di Via Gradoli, lei redasse una relazione per il gabinetto del Ministero dell'Interno e per il CESIS, il Comitato Esecutivo di Coordinamento fra i Servizi di Informazione. Lei ricorda questa relazione? Che cosa ha messo in evidenza? Se il Presidente autorizza, noi sottoponiamo al Prefetto Stelo il testo di questa relazione. Firma, quindi va bene. Sì, è un documento. Intanto dica se lo riconosce come atto proprio, sì. E poi entriamo nel merito. Se lo ricorda? Sì, poi sono gli allegati. Lei ha firmato questo documento o... No, la firma è mia. Sì, appunto, è una... Io che vedo il documento lo so, ma... La firma sintetica, ma è la mia. Sì, è la sua firma. Lei lo ha firmato e si è anche occupato della questione, oppure è una mera firma di trasmissione del documento? Allora, questa non me la ricordo, onestamente, questa singola informativa non me la ricordavo. Quindi capitava che le informative le redigeva lei personalmente, no, di pugno, oppure no. Come direttore si limitava a trasmettere dopo averle vagliate? Esatto, ecco, questo è, presumo che sia dell'ufficio affari legali, perché è LEG, e quindi gli uffici interessati, soprattutto l'ufficio affari legali, che era molto efficiente, mi predisponeva attraverso il vice direttore operativo, allora prefetto Fasano, le relazioni da... Io le leggevo, ovviamente, qualche volta... Le correggevo, chiedevo chiarimenti, però ecco, poi chiederemo alla Corte poi di acquisire questa relazione dopo l'audizione. Chiederò adesso al prefetto alcune notizie di carattere generale per inquadrare. Senta, in generale, come premessa, voglio dire, lei le è vero, non le faceva lei le indagini, no.
No, le trasmetteva, ma ne era consapevole. Beh, di quello sì, che sì, certo, ci cioè, mancherebbe, ho detto, le approvavo, sì, certo, ci mancherebbe altro, le firmavo, quindi sì, nel momento in cui uno firma... Quindi è una paternità formale e sostanziale. Ma certo, certo. Abbiamo fatto sì, in modo di sentire il prefetto Stelo dopo il maggiore della Guardia di Finanza, perché adesso il quadro è già più, molto più chiaro, il terreno è stato già arato. Senta, se io le dico i nomi di due società, la GUS SAS e la Gattel SRL, lei li trova sia in prima che in, nelle pagine della relazione, nella seconda, nel terzo foglio. Sì, le ricorda queste società? Beh sì, se poi come nome, sì. Che cosa sono queste, che cosa erano queste no, società? No, però io ricordo in generale che questa era una delle pendenze che purtroppo ho avuto in eredità all'inizio della gestione mia, dico la verità che la mia mente era più proiettata per il futuro che per il passato, confesso onestamente. Però mi devo occupare anche del passato, soprattutto per stare attento a quello che uno firmava, questo è ovvio. Quindi nel momento in cui ho firmato è mia la firma e quindi non c'è niente da dire. Uno degli argomenti era quello di alcune agenzie, società, appartamenti. Adesso che leggo la Gattel me la ricordo, sì, come nome, perché mi ha perseguitato come nome, diciamo così, perché da quello che ricordo il responsabile degli uffici affari legali ne avevo parlato più volte, anche perché c'erano da definire alcuni complessi aspetti giuridici, tecnico-giuridici, perché penso che poi queste siano state del tutto poste in liquidazione, penso prima della mia gestione, cioè io diciamo che ho gestito i residui, se vogliamo, ecco. Però erano società che furono giudicate fuori dai compiti istituzionali del SISDE e quindi furono poste in liquidazione e il problema non fu semplice, quindi me li ricordo come anche la GUS, adesso che la leggo, come nome me li ricordo perché facevano parte di, come dico, della liquidazione di una partita passata, un'eredità che io, ahimè, e che quindi anche quando leggevo non è che leggevo simpatia, confesso molto con molta onestà professionale. Senta. E quindi non vedevo l'occasione addirittura di firmare le relazioni che definissero la situazione e che poi altri decidessero poi in via di finale, insomma, ecco. So che questa è una partita, mi ricordo, molto complicata, molto complessa, che coinvolgeva, come dico, la vecchia, i vecchi nomi, su qui leggo Boccoletti, Gregorio, insomma, e questi me li ricordo perché poi c'è stato anche qualche processo, Boccoletti, sì, anche processi ci sono stati, e sono stati anche condannati, se ben ricordo. E quindi me li ricordo, i nomi me li ricordo. Senta, no, le chiederei alla Corte di spiegare, nella sua qualità di ex direttore del SISDE, che cosa vuol dire società di copertura, perché come lei già vede nel frontespizio, queste due società vengono definite società di copertura del servizio. Può spiegare la Corte cosa vuol dire società di copertura del servizio, che a cosa servivano nello spirito del tempo? Io posso dare un mio parere tecnico, ecco. Qualificato, perché no, indubbiamente sì, ma io non ho mai usato società di copertura, quindi... Però ha dovuto occuparsene in questo caso. Che cosa voleva dire? Secondo me, erano società in via astratta, come dico, che erano, come dire, costituite, fra l'altro non vorrei sbagliare se nell'ultima recente riforma è stata reintrodotta la possibilità di formare agenzie, che allora invece era stata vietata a seguito proprio di questi episodi, diciamo, ecco. Copertura nel senso che facevano un po', come dire, da l'agente informatore, va in giro, chiede informazioni, no? Non è che si qualifica, si spaccia per, che ne so io, può essere un normale impiegato. L'agenzia di copertura serviva per intrattenere rapporti con persone, enti, organismi, sempre nella mia ottica nei limiti istituzionali di riferimento poi al servizio, cioè avrebbero dovuto agire sotto copertura perché non potevano palesarsi, se no altrimenti non erano più appartenenti ai servizi segreti, perché voglio ricordare che i servizi segreti si chiamano segreti appunto perché sono tenuti alla riservatezza e al segreto, tant'è che, come ho avuto modo di dire altre volte, mentre mi ricordo spesso che ho riferito, non mi ricordo dei singoli documenti,
anche perché sono passati più di 20 anni, consentitemi, a 81 anni qualche falla ce l'ho ancora, anzi mia moglie dice che ce n'ho più di una. Le singole poi le devo vedere una per una, come oggi, diciamo, ecco. Però non le posso ricordare una per una, anche perché la titolarità della documentazione per le notizie per norma spetta al direttore pro tempore, cioè io non posso arrogarmi poteri che ha l'attuale direttore rispetto alla documentazione. Questa l'ho firmata io, quindi di questa parlo. E società di copertura, secondo me, sono società costituite ad hoc a strumentali all'organizzazione del servizio segreto. Io così la interpreto. Ovviamente sotto copertura, perché non va palesata, non va esplicitata, altrimenti non sarebbe di copertura. Certo. E come spesso si parla di agenti di copertura, no? Si parla oggi anche. È chiaro che chi è sotto coperta, scusatemi, lo dice, non può dire ecco io sono un agente sotto coperta, significa che lo sa solo o il servizio e la magistratura, nei casi in cui la magistratura autorizza, ma solo in quei limiti. Una domanda non è tanto banale, siamo nella Corte d'Assise, bisogna spiegare tutto, perché non è che le persone che devono giudicare su questo caso sono abituati a trattare questi argomenti, quindi la sua spiegazione è utile. Io ho cercato di dare la mia da tecnico, esatto. Ecco, insomma, ecco. Ma non ero interessato perché non l'avevo mai fatta, per essere chiari. Senta, in questa relazione si parla anche di una società che si chiama Fidrev, se lei vede alla fine della prima pagina. Fidrev? Sì, guardi. No, questo non me la ricordo. Allora, le dico, la Fidrev è una società fiduciaria del servizio che secondo quello che lei indica in questo scritto che ha asseverato, rappresenta una cerniera di collegamento, lei la definisce l'unico punto di contatto tra la Bus e la Gattel e un'altra, e quello che racconta il senatore Flavini in relazione alla società Gradoli. Ecco, se lei può prendere atto di questa, guarda, di questo ultimo paragrafo della prima parte, sì, lo sì, conferma. Sì, sì, certo, l'ho firmato, quindi lo confermo. Che c'è scritto così, io lo leggo, ma depositeremo il documento. L'unico punto di contatto risultante in atti tra il servizio e le società citate nel libro, quali proprietari di diversi immobili in via Gradoli, Monte Valle Verde, Mobiliare Gradoli, Case Roma, concerne la circostanza già riferita che la società Fidrev, azionista di maggioranza dell'immobiliare Gradoli, risulta aver svolto assistenza tecnico-amministrativa per la GUS e la Gattel dalla loro costituzione fino al 14 ottobre 88. Lei conferma questo aspetto? Certo, l'ho firmato, quindi evidentemente l'ufficio che mi ha predisposto ha tutte le carte a supporto di quello che io ho firmato, perché prima io firmavo dopo aver verificato, insomma, quindi... Quindi lei conferma del resto tutti gli altri aspetti, perché adesso dovrei leggere tutti gli altri aspetti tecnici, Presidente, che sono indicati in questo documento, che è essenzialmente un documento riepilogativo di dati contabili. Se il Presidente mi autorizza la produzione, io avrei finito, a parte la domanda sulla conferma di questi dati, perché... Sì, tra l'altro richiamo l'attenzione. Sì. Nel richiamare quanto già riferito in precorsa corrispondenza, quindi evidentemente sul fatto c'è già anche una precorsa corrispondenza che probabilmente o è mia o è del mio predecessore o addirittura precedente, quindi questa è una relazione probabilmente sintetica di una serie di atti che erano agli atti probabilmente, proprio perché in relazione all'articolo il Ministero ha richiesto una relazione sintetica e l'ufficio ha predisposto questa, che mi sembra molto articolata. Okay. Molto, senta, molto... l'ultima domanda, poi produrremo questi documenti. Nella stessa data, 7 maggio 1998, il capo della polizia, il prefetto Masone, fece una relazione parallela sullo stesso argomento.
argomento articolo di stampa, rapporti del SISDE col caso Moro, soprattutto gli scritti dei Flamini. 7 maggio 98 relazione Masone, 7 maggio 98 relazione Stera. L'oggetto è circa lo stesso. Si parla anche degli appartamenti del prefetto Parisi e delle connessioni che abbiamo sentito oggi. Siccome c'è una coincidenza di data tra le due relazioni, lei ricorda per caso se si è coordinato col prefetto Masone per fare una relazione parallela nello stesso giorno o no? No, lo dico subito, non me lo ricordo, ma lo scriverei. Lo dico subito perché? Perché siccome sicuramente anche lui aveva scritto al gabinetto del ministro. Lui ha redatto questo scritto come forma di appunto per il signor ministro. Ecco, il ministro di allora, il capo gabinetto diciamo di allora, secondo la prassi, avrà chiesto sia al capo della polizia allora, mi pare, Masone, che aveva sostituito Parisi, se non ricordo, perfetto. E poi è diventato segretario del CESIS, poi Masone, dopo. Sicuramente aveva chiesto un appunto, come si chiede, io sono anche al gabinetto del ministro in passato, al capo della polizia, e un appunto al direttore del SISDE. Le dico sinceramente che al di là dei rapporti formali e cordiali con il prefetto Masone, che è stato un ottimo collega e mio amico, eravamo due capi, quindi ecco, non è che ci consultivamo per dire tu che dici, non lo facevamo. No. Quindi su questo argomento sicuramente è un caso che la data è il 7 maggio, ma probabilmente il ministro o il capo gabinetto ha chiesto a tutte e due in relazione all'articolo una relazione. Lui l'ha fatta, io l'ho fatta, ma siamo andati in via parallele. Su questo lo convergenze parallele come il libro di io non ho altre domande, ci riserviamo di produrre questa relazione se la Corte ammette e le parti concordano, perché è un documento tecnico. D'accordo. Allora. Prefetto, buongiorno, avvocato Speranzoni, difesa di parte civile. Chiaramente anch'io utilizzerò le sue competenze e la sua qualità di test qualificato proprio per introdurre dei temi diciamo, che lei è in grado molto probabilmente di spiegarci. Ecco, le chiedo, all'epoca dell'incarico che lei ricoprì al servizio, ricorda la figura del maggiore Pasquale De Rosa? Era un dipendente del servizio, sentito anche ai Copasir proprio sulle vicende Malpica. Era un dipendente mio? No. Non ricorda la figura di Pasquale De Rosa? Ok. Non lo ricordo, come dico, sono più di 20 anni fa, c'ho 81 anni, ma non lo ricordo. Sì. Anche perché le dico subito che non è che il direttore del servizio ha contatti molto frequenti con, in genere ce l'ha con i vice direttori, i capi dipartimento, capi centro, ma difficilmente, ma non perché sta in cielo e in terra, no, perché proprio l'attività è tale che ha rapporti con l'esterno, deve andare dal ministro, deve andare al presidente del consiglio, quindi diciamo che lui sarà stato un dipendente che magari la sua attività andava a confluire nell'attività sicuramente del vice direttore operativo, da quello che posso capire, e quindi la sua attività transitava attraverso il vice direttore operativo. Questa è una mia supposizione, però non me lo ricordo. Le chiedo, prefetto, chi era il vice direttore operativo? Allora era questore, poi è diventato prefetto Mario Fasano, che è morto purtroppo. Chiedo scusa? Mario Fasano, sì. Era bravissimo, era un ottimo questore, poi è diventato prefetto e morto purtroppo di un malaccio. Ecco, le chiedo, tornando a questa relazione, ha, come ha detto, lei si è trovato sul tavolo delle cose da risolvere nate in epoche precedenti, ma come oggetto notizie stampa riguardanti via Gradoli 96, quindi il tema diciamo è riassunto in queste 6 parole, notizie stampa riguardanti via Gradoli 96. Ecco, su questo luogo fisico della città di Roma, su via Gradoli 96, nell'epoca dell'istruttoria che ha preceduto, immagino, la redazione di questo documento e la sua valutazione da parte di lei come direttore e la sottoscrizione, può spiegare alla Corte che tipo di attività istruttoria ha implicato, cioè all'interno del SISDE, per dare una risposta di questo genere?
che è andata al gabinetto del ministro dell'interno e al CESIS all'epoca, quindi con altri organismi istituzionali del nostro Stato. Ecco, che tipo di attività e a chi veniva delegata questa attività di ricerca su un tema chiaro, molto importante, perché nella prima pagina si parla del sequestro Moro, quindi è un tema chiaramente estremamente centrale nella storia di questo paese, dei destini anche politici di questo paese. In sostanza, ecco, a chi veniva dal punto di vista istituzionale delegata l'istruttoria per fornire una risposta agli articoli di stampa riguardanti via Gradoli 96? Dunque, guardi, questo viene dall'ufficio affari legali, che non dipendeva dall'ufficio operativo ma dipendeva dalla parte amministrativa, che era diretta da un vice direttore che era vicario e che era il prefetto Sorgi, una donna in grandissima. Prefetto? Prefetto Sorge, Anna Lodovici Sorge, Sorge, che era bravissima e che mi sono portato, perché l'avevo conosciuta durante la mia carriera a Siena e a Firenze, e che era talmente rigorosa che seguiva tutti gli aspetti tecnici e amministrativi. Però questa sicuramente l'aveva vista anche il vice direttore operativo, per ottimi motivi, dati contenuti. Allora, quando arrivavano queste cose, io chiamavo o l'uno o l'altro, adesso qui non ricordo chi, l'ufficio affari legali, probabilmente ho chiamato direttamente anche l'ufficio più responsabile, che era il dottor Marco Valentini, che poi è diventato prefetto e adesso è andato in pensione da prefetto di Napoli. E dicevo, allora, bisogna rispondere, rispondiamo più dettagliatamente possibile, più esaurientemente possibile, sulla base di quello che ci risulta a noi agli atti. Agli atti del SISD. Sì, esatto. Non potevo andare in altri archivi io. Certo. Anche perché, trattandosi di fatti precedenti alla mia gestione, non è che c'era da inventare. Io dovevo riferire su quello che era agli atti e non frutto di... deduzioni, interpretazioni autentiche che nessuno poteva dare, perché avrebbe fatto abusivamente questo. Bisognava i vari uffici, qui sicuramente sarà stato fatto l'interpello a più di un ufficio, vedo anche Raggi, adesso non so, probabilmente pure la ragioneria, perché prima il procuratore generale parlava anche di conti, quindi sicuramente la ragioneria fu interpellata per questo. Quindi si raccattavano, scusate il termine, si raccoglievano tutte le varie direzioni, poi c'era il vice direttore che faceva, anzi responsabile di affari legali, il vice direttore, qui probabilmente anche il vice direttore vicario, come dico, ma non c'era motivo di contenzioso, insomma. Dopodiché veniva fatta la relazione, questa è proprio classica relazione basata sulle carte, sugli atti, perché vedo che è talmente precisa, nomi, cognomi, che evidentemente questo risulta, infatti è quello che dico, nel richiamare quanto già riferito in precorsa corrispondenza, quindi questa è stata l'occasione probabilmente per fare il punto di cose che probabilmente già erano emerse prima, o nei procedimenti penali o sulla stampa. Questo per... Sì, questa era, diciamo, la metodologia che... Sì, sì, no, all'interno del fa sito. Piacere che... Faccio il consulente, perché mi fa piacere. Insomma. È un test qualificato. No, 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 non mi lusinghi più di tanto, insomma. No, no, ma è la realtà, io non riuscirei neanche... Anche perché sono passati tanti anni, le cose sono cambiate, non so se le cose adesso sono tuttora così, quindi io riferisco per quanto riguarda solo e soltanto la mia gestione. Ecco, nell'altro punto in questione... uno dei temi, diciamo, esplorativi di queste attività istruttorie interne al CID riguardava le società cosiddette di copertura, come lei le ha prima ben definite e descritte, all'epoca del sequestro Moro, cioè il testo dell'onorevole Flamini riguardava il periodo marzo-maggio 1978. Quindi si andava a indagare in quei tre mesi. A pagina 1 della relazione, ecco, a sua firma, leggo: le società di copertura GUS SAS e Gattel SRL, alla data della vicenda Moro, per questo c'è sempre questo richiamo al 78, non erano ancora state costituite dal servizio. La prima infatti venne costituita il 19 ottobre 78, cioè la GUS, mentre la seconda in data 16 luglio 1980. In questo processo ovviamente non ci occupiamo, se non incidentalmente, del caso Moro, ma ci occupiamo di fatti dell'agosto 1980.
Lei appunto sottoscriveva poi un altro punto successivamente, l'unico punto di contatto risultante in atti, quindi a seguito dell'istruttoria di cui si è parlato, fra il servizio e le società citate nel libro quali proprietari di diversi immobili in via Gradoli, Immobiliare Monte Valle Verde, Immobiliare Gradoli S.p.A., Case Roma S.r.l., concerne, questo è il punto, la circostanza già riferita che la società Pidrev, azionista di maggioranza dell'Immobiliare Gradoli, risulta aver svolto assistenza tecnico-amministrativa per la GUS e la GATEL dalla loro costituzione. Scusi, che punto è? Scusi. A pagina 1, proprio l'intestazione. Ah, la pagina 1? Sì, dell'atto a sua firma, proprio la prima pagina, verso l'ultimo periodo. Sì. In pari data? Esatto, sì. Ecco, in pari data per l'incarico dell'amministratore pro tempore delle sue società Broccoletti subentrò in tale consulenza il ragionier Gianfranco Bonori, già sindaco supplente dell'Immobiliare Gradoli. Ma io rimango a pagina 1. In sostanza, innanzitutto conferma questo dato riportato ovviamente nel documento, lo ha già detto prima al sostituto procuratore generale. Le chiedo, ecco, adesso che abbiamo rivisto il tema cronologico, quindi qui si doveva dire sostanzialmente e risultava nel 78, all'epoca del sequestro Moro, GUS e GATEL non erano ancora state costituite, nascono una poco dopo e l'altra nel luglio 1980, e c'è la Fidrev che fa da consulente. Ecco, la Fidrev, adesso che abbiamo ricostruito, lei ricorda fosse una società del SISDE che in qualche modo sovrintendeva la parte amministrativa delle società di copertura? Ma già ho risposto prima al procuratore generale che io non ricordavo neanche il nome Fidrev, probabilmente per mia dimenticanza, perché ovviamente ricordavo invece GUS e GATEL, dopo che l'ho letto, per essere chiari. Ecco. Adesso, anche leggendo il nome Fidrev, onestamente non mi ricordo, non è che... Non è che non sia così, certo. Se c'è la prova della verità, mi sottopongo, voglio dire, non è che... non ho motivi per dire di no, di sì, insomma, ecco. Certo. Ho anche detto che avendo firmato la lettera, faccio propria ovviamente quello che gli uffici mi hanno sottoposto alla firma, perché non posso dire non condividevo, non è, perché nel momento in cui l'ho firmato l'ho letto e l'ho condiviso. Certo. Quindi ho fatto mio quello che gli uffici hanno trovato agli atti riferito. Volevo invece richiamare una cosa. No, non c'entra niente, no. Mi riferivo alla domanda che mi ha fatto l'avvocato generale. C'era qualche precisazione che... No, ho letto un passaggio che Flamini diceva, no, appunto, che... L'avvocato dello Stato, scusi, sa, perché io ci vengo molto a mio titolo, secondo nessuno sa che l'avvocato generale è il sostituto, è l'aggiunto del procuratore generale. Allora, mi scusi, ogni volta io bisogna che intervenga, mi scusi, era l'avvocato dello Stato. No, è un augurio, allora mi scusi, fatto bene, scusi, non è la piaggeria. No, c'è una frase qui della relazione che adesso leggo, che però è riferita, che dice: pertanto tutte le società citate nel libro dei Flamini non risultano agli atti d'ufficio aver avuto e avere alcun collegamento istituzionale con il SISDE, che è un po' la risposta a quello che mi aveva chiesto, quando io ho detto che svolgeva un'attività secondo me non istituzionale, quindi erano al di fuori del SISDE. La riprova nella relazione che, no, che praticamente prende le distanze proprio dalle società, dicendo che non avevano alcun collegamento istituzionale. Io adesso mi era sfuggito, ma rileggendola, siccome l'ho firmato, quindi, e questa è la riprova che ne si rinvengono riscontri in atti sulla loro riconducibilità a questo organismo, né che le stesse abbiano disposto o dispongono per conto del SISDE dei proprietari immobiliari. Quindi la risposta alla sua domanda di prima era già contenuta qui. Cioè, mi scusi, avvocato. Sì, perfetto, va bene. Questo sul piano istituzionale e formale. Di fatto queste società avevano... Lei dice, io rispondo sulla base dei documenti, sì, certo. E ci mancherebbe. Però noi stiamo ragionando su temi in cui le cose che accadono a volte sono ben lontane dalle cose che dovrebbero essere. Quindi
su questa eventuale discrasia lei non è in grado di dire niente, cioè, ovviamente. Beh, certo, sì, certo. Ma... anche perché nel periodo precedente, quindi... Però rimane un rilievo di tipo puramente formale, documentale. Come andavano le cose di fatto, dovremmo raccoglierlo da altre fonti. Ecco, sì. Mi permetto di dire, certamente leggendo questo documento non rientrano in questa categoria che lei ha menzionato, la GUS, la GATTEL, che sono qualificate invece società di copertura del SISD, e la FIDREV, che controlla Immobiliare Gradoli, sì, e che è società di consulenza delle società GATTEL SS, GATTEL SRL, GUS SS, per cui lei sta richiamando, credo, la PROIM, la CAPOT, la Palestrina Terza, la Capture Immobiliare, su cui poi faremo in questo processo altre valutazioni. Ecco, le chiedo, per sua esperienza e per scienza diretta, società di copertura per le attività del servizio, come la GUS e la GATTEL, che cartolarmente erano questo, ecco, le figure all'interno delle compagini societarie, con che criterio, è una domanda appunto sempre da teste qualificato quale lei sicuramente è, sempre che ne abbia conoscenza per il ruolo apicale che lei svolgeva, ma quando dovevate scegliere in sostanza la costituzione di una società di copertura del servizio, le figure da inserire nella compagine societaria, la domanda è questa, venivano scelte sulla base di rapporti fiduciari, cioè il servizio quando esternalizza anche a studi di professionisti, a figure diciamo che servono per costituire delle attività che chiaramente devono avere dei referenti anche normali, non interni all'ufficio legale, si riferisce a figure di fiducia nel contesto in cui poi queste società operano? Senta, dovevi dire che la domanda andava fatta a chi l'ha costituite. No, ma parlo anche di... Ma io non l'ho mai costituite, non le potevo costituire, quindi... Sì, no, ma ha avuto modo di vedere suoi colleghi che erano preposti a, no, questi, no, no, a questi compiti? No. No, perché era una cosa che non si doveva fare, quindi... No, no, parlo di società che sì, istituzionalmente diciamo venivano costituite, cioè non sto parlando delle anomalie e degli eventi. Altrimenti poi il Presidente giustamente poi mi rimprovera, come io ho precisato prima con l'avvocato, le do una risposta che non è nelle mie. Bravo. Nelle mie, scusi, no, le ho detto. Il mio parere su quelli prima ho detto, e il Presidente giustamente sì, sì, mi ha anche detto, beh, questo è il tuo parere, però all'avvocato la risposta che gli stavo dando io per dirgli, ma che la fa fare questa domanda neanche come consulente glielo posso dire, mi scusi. Ecco, allora guardi, ovviamente sai, io poi qui difendo una serie di vittime di una strage, quindi devo cercare di capire, provo a fare delle domande, poi se il test anche correttamente non ha cognizione di certi fatti, mi risponde come ha risposto a me. Le chiedo, cambiando tema invece, nel periodo 96-2001, sì, le chiedo, come vertice del SISD, sa di rapporti fra il SISD e la Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione per fini informativi? Cioè il SISD con la DCPP aveva rapporti istituzionali? È una domanda che fuoriesce, le dico prefetto, dal documento in questione. No, mi dica la sigla che significa. Alla Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione. Della PS? Sì. Ma noi avevamo rapporti istituzionali con tutti gli organi istituzionali, compreso il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Certo, attività di riferimento al Ministero, perché... Il ministro ha chiesto al capo della polizia un rapporto sullo stesso argomento, avevano riferito tutti e due, e poi dopo nell'attività informativa erano normali i rapporti con l'Arma dei Carabinieri, con la Guardia di Finanza, con la DIA, rapporti istituzionali legati all'attività informativa. Perfetto, ecco, lei ricorderà che nel 96, credo proprio quando entrò nelle funzioni, venne scoperto dalla magistratura italiana un archivio di documenti dell'ex ufficio affari riservati del Ministero degli Interni in via Appia a Roma, in via Circonvallazione Appia.
ne ha innanzitutto ricordo di questa cosa? Sì, qualcosa sì, mi ricordo, sì. Beh, questa è veramente una cosa un po' grossa. No, mi ricordo qualcosa, sui giornali più... Furono trovati delle carte, sì. Il controesame non si dovrebbe fare sui temi di prova di chi ha introdotto l'esame? Poi è cambiata la norma? No, non è cambiata la norma. Questo immaginavo, non è suo. È la vostra lista, direi. Questo sì, sì. Immaginavo. Sì, sì. Ecco, sì, ecco, mi dica. Chiedo scusa, ho perso il... No, mi ha fatto la domanda e tu mi pare di ricordarle, l'ho letto, sì. Ecco, lei ricorda se in quella circostanza, cioè in occasione della scoperta, ci furono delle interlocuzioni fra il SISD e la Direzione Centrale di Polizia di Prevenzione proprio per capire di che archivio si trattasse, cioè quegli atti da dove fossero fuoriusciti, se si trattava dell'archivio Russomanno. Siccome abbiamo sentito dei testi in quest'aula su questo tema, ecco, le chiedevo se lei avesse ricordo di una, come dire, interlocuzione, di un rapporto con la DCPP sulla scoperta di questo archivio, dove c'erano anche varie veline del SISD. Il Romano viene scoperto, perché sia chiaro anche al test, giorno? No, parliamo dell'archivio di Via Appia e di che cosa fosse quell'archivio, se fosse l'archivio di Russomanno o fosse una cernita dell'archivio di Russomanno o del dottor Federico Umberto. Stiamo parlando di un episodio, quindi questa scoperta che è dell'anno? Sì, 96. No, primavera direi del 96. Sì, che io non c'ero. Ecco, non c'ero, siccome poi c'è stato, come sì, dire, sì, certo, un percorso di questi atti. No, io non ricordo di rapporti. E comunque, se avessimo avuto dei rapporti, risulterebbe agli atti. Agli atti, se no le chiedevo se per caso lei era stato in qualche modo come direttore interessato dai suoi anche funzionari rispetto a questo tema dell'archivio di Via Appia. No, 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 non che io ricordi, no. No, perché apparentemente così non ci riguardava. E poi è una cosa che mi pare che ben ricordo se interessò subito la magistratura, non vorrei sbagliare. Quindi... Perfetto, io direi che ho finito, grazie. Altre domande? La difesa? Va bene, allora direi che possiamo... Se mi è consentita una precisazione l'AMPO, Presidente? Prego. Se mi è consentita una domanda l'AMPO? Sia nel rapporto Masone, sia nella sua informativa, le faccio riferimento alla relazione terza pagina, terzo capoverso, la FIDREB viene definita società di consulenza del servizio. Scusi, pagina 3? Sì, a pagina 3 della relazione, allegato dell'appunto. Allegato B. Allegato B. Ah, è così, è stata società di consulenza. È stata una delle due società, quindi dice sì. Masone, società di consulenza, tra virgolette, del servizio. Su quale base venivano selezionate, non le ha fatte lei queste scelte, comunque su quale base venivano selezionate gli organismi di consulenza? La FIDREB è una società di consulenza per sua stessa indicazione e per indicazione del capo di polizia. Del capo della polizia, società di consulenza. Non glielo so dire. Su base fiduciaria, immagino. Presumo, ma non glielo so dire perché non l'ho scelto io, quindi non so i criteri. Non avendo poi dopo io scelto altre, proprio voglio dire, l'argomento non mi riguardava, scusi, da questo punto di vista che lei adesso mette in evidenza. Sicuramente il risultato agli atti. È stato scritto, è stata la società di consulenza e quello abbiamo ricordato. Non fa dire su quale base sono state indicate. Vabbè, grazie. No. Va bene. Allora, direi che non ci sono più domande. Grazie, prefetto. Grazie a lei, Presidente. Grazie alla Corte, grazie a voi.